Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: «Guardi di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a giovedì 12 gennaio 2023. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo primo di San Marco, versetti 40-45. Continuiamo con la nostra meditazione sul testo manoscritto del Purgatorio. Leggo: «Non è vero che perdura ancora la vostra gioia per avere finalmente trovato un padre? State bene attenta a tutto ciò che vi dirà. Farete cosa assai gradita al buon Dio. È questa un'altra grazia, approfittatene con riconoscenza. È una fortuna tanto grande per un'anima di incontrarne un'altra che la comprenda, e ben raramente questo avviene sulla terra». Gesù incontra così poche anime generose in questo mondo. Ve ne sono tanto poche che lo amano, anche tra i suoi sacerdoti. Egli, il buon maestro, attende molto dal vostro padre. Oh, quanto grande è il sacerdote, che sublime missione la sua! Ma, oimè, al presente, quanto pochi ve ne sono che la comprendano». È un tema questo sul quale non finiremo mai di riflettere abbastanza e di agire di conseguenza. Trovare un padre nel cammino spirituale. Che grazia. Cioè vuol dire trovare qualcuno che si fa carico di noi, qualcuno che esce dall'anonimato e diventa per noi un volto caro, amato, un volto per il quale sappiamo di essere importanti. Un volto che ci attende, un volto che prega per noi, spera per noi, un volto che ci vuole bene, un bene vero, che ci sorride, ci benedice, ci approva quando è giusto farlo e che diventa serio e severo quando è doveroso farlo. Alla suora del Purgatorio, se fosse qui dinanzi a noi in questo momento, mi permetterei di dire questa piccola riflessione. Sicuramente è vero che è difficile, è una grazia grande trovare un'anima che ci comprenda veramente. Anche Santa Teresa d'Avila parla di questo. È difficile trovare un padre spirituale,
un sacerdote che ci sia veramente padre con tutte le caratteristiche dell'essere padre. Allo stesso tempo, ecco quello che direi io, come difficile trovare chi è veramente figlio. Perché non è che se io trovo un padre spirituale, vuol dire automaticamente che io so essere figlio. Lui può saper benissimo essermi padre, ma io potrei non saper essere figlio o non voler essere veramente figlio tutto tondo. Potrei voler essere figlio a metà, essere figlio un po', tanto quanto mi serve e dove mi interessa e nel modo che mi interessa. È difficile trovare un padre, ma quanto è difficile trovare figli che siano veramente figli. Perché capite, un figlio ha un comportamento preciso verso suo padre. Un figlio non è come tutti gli altri amici di suo padre. Un figlio non è come tutti gli altri conoscenti di suo padre. Un figlio non è come tutti gli altri parenti di suo padre. Non è neanche come la moglie. Un figlio è un figlio. È uno statuto ben preciso quello dell'essere figlio. E quindi dobbiamo chiedercelo. Io potrei avere come padre spirituale padre di Pietro e Pietralcina. Ma questo è sufficiente? No. Perché poi dipende quanto io sono disponibile a essere figlio di un padre così. Che concretamente cosa vuol dire? Concretamente vuol dire quello che dice la suora. State bene attento a tutto ciò che vi dirà. Farete cose segredite al buon Dio. Cioè, dobbiamo seguire quello che ci viene detto. Ecco perché Santa Teresa dice fate bene attenzione prima di fare questo passo. Cioè, non abbiate fretta di dire vuole essere mio padre spirituale. Vorrei averlo come padre spirituale. Le dice, non abbiate fretta, state bene attenti. Perché poi si genera un legame che davanti a Dio mi interpella, che ha un valore. Sapete, no, quando Santa Faustina Kowalska viene portata in uno dei suoi viaggi mistici in paradiso, i beati, una volta che lei entra, la riconoscono, la chiamano come la figlia spirituale di, capite? Non dicono solo Faustina, dicono questa è la figlia spirituale di. Certo, dovremmo chiederci quindi anche qui quanto è grande a questo punto la nostra riconoscenza a Dio per un dono così inestimabile. Ed è vero che se ne sei cosciente, quando ricevi un dono del genere, è vero che provi una gioia immensa, come quella che prova un figlio quando vede suo padre. Cioè, perché è come se uno capisse che
quel sacerdote è lì da, mi veniva da dire da sempre, ma non è corretto dire da sempre, comunque è lì che proprio stava aspettando me, cioè mi riconosco già suo figlio, c'è già come un incontro profondo delle nostre anime. E quindi, capite, è una cosa impegnativa. Non è che può essere un po' sì, un po' no, no? E soprattutto non può essere che, io sono il padre spirituale, però poi faccio quello che voglio. E lo seguo tanto quanto fa comodo a me, piace a me, accarezza il mio gusto. Mi ricordo anni fa, ero in un convento e arriva una telefonata e dico sì, pronto, mi dice: oh padre, buongiorno, buongiorno, senta, io avrei bisogno di parlare con il mio padre spirituale. Ah, dico benissimo, beh, siamo qui in 10, mi devi dire il nome perché non posso sapere chi è il suo padre spirituale. E mi dice: mio padre, io sono la figlia spirituale del padre tal dei tali. E dico: signora, ma il padre tal dei tali non è più qui. Ah no? No? Ah, allora non lo sapevo, deve essere stato trasferito da poco. Ma gli ho detto: guardi signora, non so se è poco o tanto, dipende da quale prospettiva valutiamo le cose, comunque sono 10 anni che è morto. È morto? Eh sì, è stato trasferito in cielo, signora. Ma questo è successo 10 anni fa? Ah, non lo sapevo. Eh no, certo. Se in 10 anni l'ha cercato una volta sola, è ovvio che non poteva saperlo. E qui dico, forse non era proprio suo padre spirituale, non credete? 10 anni. Questo sacerdote era morto da 10 anni e questa persona mi dice: forse è trasferito, sì, in cielo, definitivamente. Già ve l'ho detto altre volte, non stiamo attenti alle pie illusioni. Quando si vive nel male, almeno più o meno si capisce che si è nel male, no? Uno dice: vabbè, mi rendo conto che non sono proprio questa meraviglia della grazia, no? Ma quando si vive seguendo una vita almeno un po' cristiana, si rischia poi di illudersi di essere dei grandi santi, delle grandi anime contemplative di preghiera, perché stiamo dalla mattina alla sera in chiesa, perché preghiamo, perché facciamo delle opere di pietà, perché... No, però noi siamo anime cristiane nella misura in cui noi seguiamo quello che Gesù ci dice nel Vangelo. Nella misura in cui rinneghiamo noi stessi. Chi vuol venire dietro a me, prende la sua croce. Rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua, capite? Ma se io non mi rinnego, come faccio a prendere la croce? Se io non mi libero di me stesso, come faccio a prendere la croce di Gesù? Non posso. Vogliamo fare una cosa gradita a Dio? Ascoltiamo, se lo abbiamo, ciò che il Padre spirituale ci dice, che è diverso dal confessore che mi capita, no? Perché devo confessarmi, vado, trovo il confessore e mi confesso. Può anche diventare una frequentazione anche abbastanza costante, magari mi trovo bene con questo sacerdote e mi confesso regolarmente da lui, va bene, ma questo non è il Padre spirituale. Il Padre spirituale è un'altra cosa, non è l'andare lì, fare la confessione, ricevere il consiglio e venire a casa. Infatti il Padre Pio era molto chiaro su questo, eh? Quando gli chiedevano di fare il Padre spirituale, diceva: sì, ma tu non sai che cosa mi stai chiedendo.
Cioè, perché adesso io dovrò soffrire per te, dovrò pregare per te, dovrò penare per te, dovrò rinunciare per te, dovrò sacrificarmi per te. È un compito gravoso, eh? Per entrambi, non solo per il sacerdote, anche per chi chiede di avere questo particolare rapporto, anche per chi è figlio. Non so chi, per chi dei due più, forse per tutti e due, no? È gravoso in modi diversi. Certamente un dono enorme e bisogna essere tanto riconoscenti. E infatti quando poi, lo dico sempre, quando avete un padre spirituale, pregate tanto, 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 tanto per lui. Non solo perché il Signore lo conservi in grazia, perché sapete, ciascuno di noi può sempre scivolare, ma perché ve lo conservi. Perché poi capite, quando arriva il momento della morte, poi il vuoto si sente. E poi è molto difficile riuscire a trovare qualcuno che, insomma, non è così facile. Perché il confronto è immediato, perché ormai abbiamo imparato un certo modo, perché c'era una certa intesa, perché ormai le cose, non c'era anche più bisogno quasi di dirle, che si capivano subito, perché poi c'era un linguaggio, no? Cioè, forse che si forma proprio un linguaggio tra i due, una modalità di espressione, di comunicazione, di incontro, tipico, che c'è come tra un padre e un figlio, no? Non è che muore mio padre e chiunque altro può diventare mio padre, no. No. Chi ha avuto padre più come padre spirituale, voglio vedere poi, una volta morto lui, capite, no? Cioè, non è che ne trovi uno così, dice, vabbè, adesso ne cerco un altro. Sì, certo. Buona ricerca. E poi certo, qui ritorna il tema dell'attesa da parte di Gesù di essere amato dai suoi sacerdoti. Ritorna il tema del renderci conto della missione altissima che ogni sacerdote ha, che ogni sacerdote ha ricevuto da Dio. Missione sulla quale nessuno di noi può dire niente, dovrebbe dire niente, perché è un mistero enorme. Ne sono pochi giorni che Papa Benedetto XVI è morto e quanto parlare che si fa. Chi dice in un modo, chi dice in un altro, chi dice bene, chi dice male. Ma avrebbe dovuto fare, non avrebbe dovuto fare, avrebbe dovuto dire, non avrebbe dovuto dire, se avrebbe dovuto comportare così, no, avrebbe dovuto comportarsi così. Ma perché non stiamo un po' zitti? E non proviamo semplicemente a dire, ma cosa ne so io? Cosa ne posso sapere io di quello che il Santo Padre ha dovuto affrontare, vedere, sentire, vivere, portare nel cuore i pensieri che ha avuto? Ma cosa ne so io? Io che faccio fatica a fare pasta e zucchine, capite? Io che faccio fatica ad andare a pagare le bollette alla posta, ma io cos'è che ne so di queste cose? Cosa ne so di cosa vuol dire essere Papa? Io che faccio fatica a tenere insieme la mia famiglia fatta di me, mio marito e due figli, quando va bene. Il Santo Padre ha dovuto pensare alla Chiesa,
a tutti i cristiani nel mondo. Cosa ne so io? Cosa ne so io di cosa vuol dire svegliarsi quella mattina e dire io sono il Papa? Io sono il Papa, non c'è qualcuno che io devo seguire, io sono adesso il punto di riferimento. Capite che dobbiamo proprio imparare ad avere questa coscienza della missione sublime del sacerdote, del vescovo, del papa, e a pregare molto, a pregare proprio tanto, a dare tutto l'aiuto che possiamo dare, quantomeno non essere di ostacolo, di intalcio, soprattutto con le nostre lingue, con le nostre chiacchiere, con quello che scriviamo sui social, impariamo proprio, ma cosa c'è di male? Ma cosa c'è di bene? Impariamo proprio a circondare di silenzio, di rispetto, queste vite così particolari. Finora non avete mai pregato come Gesù desiderava. Voi non prestate abbastanza attenzione a tutte le sue ispirazioni. Troppo sovente perdete ancora di vista la sua santa presenza, ragion per cui non progredite nella perfezione come egli attende da voi. Vigilate dunque, con impegno sul vostro interiore, da così lungo tempo ve lo chiedo da parte sua. È vero, perché l'abbiamo continuato a ripetere per 47 pagine, sempre quello. Ed è vero che quanto io vivo la presenza di Dio, quanto mi accade di perdere di vista la santa presenza di Gesù nella mia vita, quanto poco sono vigilante sul mio stato interiore. E quindi non progrediamo, e quindi non riusciamo a seguire neanche le sue ispirazioni. Altrimenti perdiamo le grazie. Domani vedremo una parte anche qui molto importante sul come trattare con Gesù. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.